Buongiorno, oggi vedremo come mettere in comunicazione uno dei nostri strumenti, nel nostro esempio sarà un KM1 ma può essere qualunque altro dei nostri strumenti, come metterlo in comunicazione con un supervisore, con un software di raccolta dati, qualunque altra cosa, usando però la rete Ethernet dell'azienda. Ora andiamo a vedere come collegare un nostro strumento, questo qui è un KM1, ma qualunque dei nostri strumenti può essere collegato, a una rete Ethernet, usando un protocollo Modbus RTU over IP. Questo strumento in particolare, in questo momento, non è dotato di RS-485, quindi non potremo collegarlo a un supervisore. In realtà abbiamo sviluppato la ET1, che è un gateway che si interfaccia TTL con il nostro strumento e viene anche alimentato automaticamente dallo strumento stesso, ok? E quello che dovremo vedere è che il LED verde qua si accende per dirci che lui è alimentato. Poi inseriamo la Ethernet e qua i LED della Ethernet cominceranno a lampeggiare. Il problema è che non sappiamo qual è l'IP di questo strumento, di questo gateway, no? Abbiamo un software apposito che ci permette di trovarlo. In questo caso facciamo search e lui mi dice che il gateway adesso è impostato sul 192.168.5.7, ok? Ed è programmato così. Ora vado a lancio il mio supervisore, seleziono e gli dico canale, opzioni, il mio strumento, che è questo, il mio PC, è collegato al 172.16.50.175. Perfetto. Ora dovrò dare la stessa rete anche al gateway, quindi gli assegno 172.16.50, poi nel mio caso so che un IP fisso libero è il 143, ok? Poi altra cosa importante, tutto il resto è già presettato, verso la seriale un 8 bit, un bit di stop, nessuna parità, 9006 e la local port 2008. Ok, l'ha ricevuto, se lo ricerco di nuovo, adesso è 172.16.50.143, quindi adesso è nella mia rete. Perfetto, ora basta solo, siccome questo è già impostato, quindi ho che il device 1 risponderà all'indirizzo 172.16.50.143 e la porta è una 2008, ok. Io lancio il mio supervisore e lui mi dice che in questo momento lo strumento sta leggendo 367. Lo strumento ha un ingresso 0,20 mA, dove la misura dello 0 mA, perché ha un corto secco, la posso definire io in termini di input. E quindi se qua metto 35, lui più o meno un digit andrà a misurarmi 35, più o meno un digit, 36. Se invece cambio il set point, da 45 gli metto 450, lui andrà immediatamente a 450. Secco. Di nuovo posso cambiare l'inizio scala di misura, che potrebbe essere 150 anche lui. No, 350, perfetto. E lui si è portato a 350. Quindi abbiamo sia letto che scritto direttamente e comunque i leddini qui del TX e RX mi dicono che la comunicazione continua. Grazie per averci seguito, speriamo che il filmato sia stato per voi utile. Se volete informazioni inseritele pure nei commenti oppure contattateci tramite il nostro sito web. Buona giornata.